Sport Piceno Game presenta l'intervista di Pietro. La prima domanda potrebbe essere la più semplice o la più complessa, dipende da cose, come la si interpreta. Allora, la domanda si compone in due parti. Chi è Odone? Ma soprattutto, chi è Dodi poi? Dodi è un, diciamo, un ragazzo. Nasco cantando. Nasco fin da piccolo, la mia passione era cantare. Che poi con gli anni l'ho messa in pratica come lavoro. E all'inizio mi dava molte soddisfazioni. Le serate erano veramente belle, importanti, accompagnato sempre da musicisti veramente in gamba. Purtroppo poi con il karaoke è venuto un po' a meno l'ascoltare l'artista. La gente si è messa un po' davanti al palco e voleva essere protagonista. Allora io, per fare una serata completa, mi sono inventato questo trasformismo, che fra l'altro a me riesce anche facile, perché oltre che cantante sono anche commerciante di abbigliamento. Perciò il travestimento è anche un gioco veramente facile per me. Poi, interpretando fra l'altro cantanti un po' di spessore come Patti Bravo, come Mina, come Ornella Vanoni, come personaggi veramente della grandi artisti della musica leggera italiana. Sei, abbiamo detto, un artista, perché non solo canti le canzoni di altri artisti, ma le interpreti, gli dà vita. Sei un trasformista, diciamo così. Sì, in effetti, quando abbiamo in collaborazione con questo produttore, arrangiatore e poi l'istrumentista Rossano Leuteri, abbiamo messo, diciamo, un po' questo lavoro. L'abbiamo messo in pratica, nel senso abbiamo preso una canzone molto bella, per me molto impegnativa, di Mina, e l'abbiamo costruita un po' sulle mie corde e anche un po' rinnovata per il terzo millennio. È una canzone degli anni 70 scritta da Malgioglio in collaborazione con Anelli almeno a parere mio è venuta molto molto bene, molto attuale, vicina al linguaggio di oggi, diciamo. Comunque penso che poi il risultato parli da sé, ecco. Sì, no, ma parliamo infatti di quest'ultimo lavoro, che non è stato facile comunque adattarlo alla tua voce, però i risultati sono buoni. Sì, io ho una voce anche un po' particolare, l'ho costruita con gli anni. Prima ero più versatile nel fare delle cose anche un po' più, le tonalità erano diverse, poi con gli anni si cambia anche la tonalità della voce, però ecco, mi avvicinavo molto anche alla tonalità femminile, perciò per rendere il brano più particolare, più importante, cantavo queste canzoni. Tipo, ecco, una dei cavalli di battaglia che ho messo proprio nei miei spettacoli è Dimmi che non vuoi morire di Patti Bravo, L'appuntamento di Ornella Vanoni, poi Mina, un po' tutte, Non credere, tutte queste canzoni molto molto belle che quasi nessuno fa, perché sono canzoni anche un po' impegnative. Però sai, se tutti facciamo le stesse cose, io ho voluto un po' levarmi dalla massa, diciamo, ecco così. Andando, ricordiamo il titolo della canzone che è uscita, sta per uscire. L'importante è finire, che io negli spettacoli cambio, però non lo dico qua. Cambio l'ultima parola. Infatti, l'importante è iniziare, poi finire c'è tempo.
finire, venire. L'importante è fare qualcosa, alla fine finisca qualcosa. La curiosità, ma Dodi, da che deriva il nome Dodi? Allora, io, il mio nome, diciamo, di battesimo è Odone, il nome di mio nonno, che però, ecco, è un po' pesante, diciamo, per... così si è creato questo nome nuovo, Dodi, che è più veloce, più orecchiabile, diciamo, più facile. Quando tu sali sul palco, c'è sotto di fronte gente che comunque ascolta i tuoi brani, partono con un po' di silenzio, ma ti vedono. Qual è poi la sensazione che poi quando li vedi, che poi interagiscono a volte con il silenzio, a volte con il sorriso, a volte piangono, a volte ridono, cantano. Beh, che sensazione provi? Sono sensazioni molto, molto importanti per un artista, perché tu quando, come ti dico, io canto non solo con la voce, canto col corpo. La canzone, nella sensibilità comunque di ogni persona, arriva molto e la gente è attenta, il pubblico è attento a queste cose. Non ti metti davanti al palco solo, diciamo, per urlare. Tu devi dare emozione a ogni parola che tu del brano e come ti dico, e col corpo anche. E quando scendi al palco, poi le persone che ti incontrano, che cosa ti dicono? Perché a volte a qualcuno ti dice: mi ha emozionato. Che cosa ti dicono? Che cosa ti esprimono anche con il corpo? Perché non solo a volte riescono a dirlo con le parole. Purtroppo adesso con questa situazione che stiamo vivendo, manca l'abbraccio, che in effetti quando io scendo dal palco, finisco una serata, proprio sento la gente vicina, sia col corpo che anche con complimenti, con tutte quelle cose che concerne comunque una situazione di sensibilità della persona stessa, perché il mio pubblico è un pubblico che viene per sentire cantare, ma per vedere anche Dodi, perché a me piace emozionare e perciò ogni serata c'è sempre qualcosa di nuovo, non è sempre la solita. E abbiamo quasi raccontato un pochettino tutto quel mondo che è Dodi. Abbiamo dimenticato qualcosina di particolare di Dodi che Dodi veramente non dice? Ma io non penso che tutto quello che devo dire si veda anche solo guardandomi, perché io sono molto limpido, non nascondo niente, non ho, diciamo che la gente mi ama anche per quello, perché in tutti i due lavori che faccio, anche quando vengono per dire in negozio, non vengono per comprarsi solo il vestito, vengono proprio per dire due parole, per sentire una persona che li ascolta e che loro si sentono anche un po' appagati di questa cosa. Difatti, cosa posso dire? Io non ho nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, perché tutto quello che ho da dire si vede, basta guardarmi in faccia, non ci sono problemi. Io vivo dando amore e ricevere amore. Questo, l'amore è la parte importante della vita. L'amore può essere in molte sfaccettature, l'amore può essere fisico, può essere diciamo anche un po' più accattivante nel rapporto, però se noi non abbiamo l'amore nella vita non siamo nulla, perché le cose che dobbiamo fare con amore. Abbiamo visto, vediamo la copertina dell'ultimo singolo, come nasce questa copertina? Allora, questa copertina, questa diciamo che è una foto che ho fatto in negozio così, quando scherziamo con le mie collaboratrici, in un momento un po' anche triste della mia vita. Stavo lasciando mia mamma e facevo di tutto per tenermi su di morale. Abbiamo fatto questa foto, che questa foto dice tutto.
Questa foto mi vede molto pulito, non ho travestimenti, non ho Photoshop, non ho nulla. Questo sono proprio io, ecco, alla fine. E in questa canzone volevo mettere proprio, in questa copertina volevo mettere proprio una foto così, perché mettere una foto magari di una serata, quando interpreto come trasformista una canzone, è troppo facile, diventa una cosa anche che la gente subito non ti riconosce. Quella là magari verrà dopo, certe cose vengono dopo col tempo, adesso per il momento va bene così. Facciamo una cosa un po' più raffinata, più tranquilla. Benissimo, allora ci fai i saluti e ci diamo appuntamento la prossima volta. Certo, vi abbraccio tantissimo, spero che questo brano, che per me è veramente bello, lo sento molto, piaccia a tutti. È un brano che tocca l'anima, un brano sensuale ma senza ledere nessuna cosa della gente, nessuna, diciamo che è un brano che possono ascoltare tutti, ecco, e è un omaggio grande a livello di costruzione dei personaggi. Qual è l'abito o gli abiti che hai avuto più emozione a fare, perché ti hanno dato più risalto anche a poi all'esibizione? Per me è il travestimento, diciamo, più bello, perché per me è più elegante quello di Patti Bravo. Patti Bravo che puoi spaziare in varie sfumature, e Patti Bravo l'ho sempre fatta con molta eleganza, molta semplicità. Ci dici dove trovare il brano? Ah, adesso il brano passerà in tutte le radio d'Italia e su tutti quanti, diciamo, penso adesso devo parlare ancora col produttore, ma penso che si troverà su YouTube e poi a breve nella mia pagina di Facebook Doggy ci saranno tutte le news per trovare il brano. E anche perché, non l'ho detto, ma c'è un progetto che va al di là di questo brano, che dalla primavera prossima ci sarà anche un inedito, molto bello, molto, tutta un'altra cosa di questo, perché è bello anche prendere tutto a 360 gradi. Grazie Pietro dell'intervista. Uno, buon pomeriggio. Grazie a voi, ciao. Sport Epiceno Game presenta l'intervista di Pietro.